Prossima storia, prossimo dubbio. Ciao, sono Silvia, ho 34 anni e vengo da Genova. Ho un dubbio lavorativo: continuare a fare l'architetto o seguire le mie passioni e aprire una scuola dedicata alle moto. Alle moto? Hai capito? Fare un lavoro quindi legato alla propria passione è una fortuna. Come mai non hai ancora fatto questo passo? Cosa ti frena? Ciao, non mi aspettavo sulle moto, intanto voi votate, così, grazie, grazie, a sensazione. Ma in realtà è una passione che inizia da piccola, però poi prende forma realmente nel 2018, quando prendo la mia prima moto, imparo a guidare col mio primo stipendio d'architetto. Come mai hai scelto la moto? Avevi sempre il pallino di avere una moto? Diciamo che col primo fidanzato a 14 anni sono salita sulla moto e la velocità, che moto le emozioni. È una moto da corsa, quindi tanta adrenalina e soprattutto... Due tempi, quattro tempi? Due tempi. Beh, quella impennava, eh? Andava, eh? Anche lui andava. Anche lui? Sì, sì, sì. No, perché anch'io avevo un fidanzatino a 14 anni e alla fine, poi crescendo, ho capito che in realtà mi piaceva più impennare che lui. Cioè, quindi, però... Io la moto ho capito che sceglievo i fidanzati in base alla moto. Io non lo volevo dire. Quindi ti capisco, però io mi sono fermata lì. Tanto Silvia, io guardo le votazioni, vi dico che siamo a metà, cioè a metà, pari merito praticamente, e vi voglio però far scoprire qualcosa in più di Silvia. Ok. Riguardati. Aiuto. La mia moto ha anche un nome ed è molto ironico, si chiama la Sparabulloni. La mia moto fa così. Vum, vum. Ero talmente innamorata della mia moto che addirittura ho lasciato il mio posto fisso per andare a lavorare nei circuiti. E ho lavorato a Franciacorta più o meno per un anno e mezzo, quasi due, e poi sono dovuta tornare a Genova e ho ripreso a fare l'architetto. Però così e non va bene. Sono qua e il dubbio è fortissimo, perché la moto da una parte, però l'architettura è quello per cui ho studiato tanto. E cosa devo fare? Boh, non lo so. Mi piacerebbe vivere solo della moto. Perché va bene seguire la tua passione e anche dedicare il tuo tempo libero, però poi non ci puoi neanche rimettere nel lavoro. Perché poi il lavoro d'architetto ti permette di seguire la tua passione. Esattamente, perché... in realtà è una cosa sicura, che lasciarla è proprio quello il dubbio, perché per riuscire a ottenere dei risultati con le moto dovrei lavorarci però H24 veramente. Ti sei fatto così una proiezione di quanto potresti guadagnare? Tanto. Con la moto? A voglia. Ma cosa vorresti fare quindi con la moto? A me piacerebbe, io sono anche nel mio tempo libero, sono diventata istruttore di guida sicura e quindi il mio sogno è quello proprio di aprire e dedicare una scuola alla guida sicura per mettere su strada le persone. E c'è gente che viene poi? Secondo me sì. Allora vado da Eleonora. Eleonora, tu non ci pensi proprio a salire su una moto, infatti ti ho visto un po' impaurita. Assolutamente, io ho proprio paura, cioè io non ci salirei, salirei sì con una persona che però mi do fida tanto. Tanto, tanto. Ma questa passione te la appoggia qualcuno? Ma sei, diciamo, le amiche, gli amici anche, la mamma. Ah, la mamma? La mamma, per assurdo. Quindi da quel punto, che poi ho amiche che ho coltivato con la moto, perché se vado a riscavare le vecchie amicizie, insomma. Ciao, io volevo sapere appunto che tipo di architetto sei. Architetto io in realtà ne ho prese due di lauree per la gioia di mio padre. Capito, le vuoi lasciare così due lauree? E uno è ambiente, paesaggista, e l'altro invece di l'architettura proprio la magistrale, quindi... Paesaggistica è meravigliosa, è in grande evoluzione, sì, sì. È difficilissimo trovare i bravi architetti che lo sanno fare. È vero. No, ma tu mi cambi peccato. Tutto. Capisco la passione, ma effettivamente... Sì,
Diciamo che però è difficile oggi operare nel settore dell'architettura proprio in quello che ti piace. Cioè, fai dei lavori che poi sono molto d'ufficio, molto banali e quasi perde la vocazione dell'architetto, che era un po' il sogno di quando ho iniziato l'università. Continuate a votare anche in base alle cose che vi sta dicendo. Tanto Silvia, io guardo le votazioni, guardo le percentuali e ti dico che siamo a metà. Oh. A metà, pari merito praticamente. C'è tuo padre comunque. Aia. La tua mamma si è data. Hai fatto bene. Mamma mia, sta ragazza, quanti pensieri mi dà. Ho fatto studiare perché facesse architettura. Lei ha fatto buoni risultati. Però poi si è messa in testa a moto. Io che da piccola non volevo nemmeno fargli utilizzare il motorino. Devo dire che è proibito. Voglio un sacco di bene, questo è fuori di dubbio. Però mi mette sempre con le spalle al muro. È testone. Quando decide di fare qualche cosa lo fa. E c'è la moto fissa in testa. La moto. Però non è l'architettura. Esplicito il papà, si commenta da solo. Ma i peluche dietro però? Scusa, della nonna tra l'altro i peluche. Erano suoi? Sì, venivano dall'Australia, scusami. Di tuo papà? Sì. Sono i suoi? Ma sì. Che carino! Ha un tenerone. Sto tenero! Prima tu mi hai detto che hai conosciuto anche tante persone facendo, sì, inseguendo questa tua passione. Esatto. Guardiamo. Ciao Silvi, questo è evidentemente il momento in cui io ti debba fare il grande spiegone motivazionale e aiutarti a convincerti a fare quello che ti rende felice, perché ti vuoi ostinare a fare qualcosa che in realtà non ti piace davvero, perché vuoi ostinarti a fare qualcosa che non ti rende felice. Perché? Per la sicurezza? Per i soldi? Sei una sognatrice. Sai benissimo chi sei, sai benissimo cosa sei in grado di fare, sai benissimo tutta la forza che hai. Quindi, per piacere, prendi in mano tutto il coraggio che hai e investilo nel tuo sogno. Apri la scuola, ricordati che per essere felici ci vuole coraggio e tu ne hai a palate. E io sarò molto felice di poterti dare una mano. Carina fiamma! Guarda come ti ha fatto commuovere! Aiuto! No! Ah, mannaggia lei! L'unione fa la forza! Sì. E lei te ne ha data un po' di forza? Tantissimo. Speriamo che l'abbia data anche al pubblico, perché loro devono votare, perché già tuo padre è tanto tenero, però... Sì, diciamo che non ti ha dato una mano e le percentuali, mi sa che non ho guardato, mi sa che veramente aiuto, oscillavano. Adesso però le percentuali... 10 secondi di tempo, fate la vostra ultima scelta. Cosa deve fare questa ragazza? Silvia. Mamma mia. Vediamo se seguirai la tua passione oppure... Mi raccomando, scegliete bene. Torni a fare l'architetta. No! Bellissimo! 65%! Bellissimo! Ringrazia di tutti, eh! Ma vi porto in moto tutti, avete detto in giro! La verità è che loro vogliono le lezioni gratis, e invece no, pagherete, sarete i primi clienti, non fate i genovesi! Ciao. Grazie. Ciao. Quindi i genovesi sono veramente tizi? Sì, tantissimi. Ma dai, non è vero. Sì, è vero.